Saluto a tutti e tutte e benvenuti e benvenute in un nuovo episodio. Nell'episodio precedente vi veniva mostrato tutto il processo di creazione di un architrave in castagno e si cominciava a posarne uno dopo aver riparato gli stipiti in pietra di una delle aperture. Questa settimana, continuando il discorso, ripariamo gli stipiti delle due porte finestre che ci avete visto aprire nell'episodio 14. Una di queste ha bisogno di pochi colpi di smerigliatrice per tagliare le pietre sporgenti. L'altra, che in realtà era una vecchia finestra, richiede molto più lavoro, perché la demolizione della parte inferiore ha fatto scalzare molte pietre e altre sono rimaste sporgenti. Cominciamo tagliando tutte le pietre che escono dal futuro telaio della porta finestra, ma la nostra smerigliatrice è troppo piccola. Allora proviamo con la mazza per spaccare le pietre. Si nota rapidamente che alcune pietre non si rompono, quindi è più facile rimuovere completamente e trovare una pietra della giusta dimensione per chiudere il buco. Per evitare che il muro crolli durante l'operazione, vengono posti alcuni rinforzi che applicano una forza laterale sulla pietra superiore, in modo che rimanga in posizione.
Altre pietre, come questa, che si muovono non appena le colpisci, vanno sostituite con altre della giusta misura. Come sempre, si inizia la fase di ricostruzione con una malta composta da un mix di una carriola di calce e sabbia. 3 volumi di sabbia per un volume di calce idraulica. Purtroppo non abbiamo i video di fine riparazione, quindi ecco alcuni piani dell'apertura 4 mesi dopo.
Anche qui il muro sarà coperto con un rivestimento abbastanza spesso che ci permetterà di correggere l'appiombo. E se è così buio è perché abbiamo un tetto sopra la testa, ma questo è per un episodio successivo.